arrivata la stagione della copertina e del gatto sulla pancia, vero? Vero. Ciao a tutti, benvenuti nella seconda ed ultima books review del mese di ottobre. Come state? Spero tutto bene. Oggi vi riporto sul canale un autore di cui il mese scorso abbiamo parlato veramente a lungo e vi sarete anche stufati di sentir parlare di questo autore, ma dato che questo libro mi è piaciuto abbastanza lo riporterò ancora. Starò più attenta a non essere ridondante durante i prossimi mesi. I passi dell'amore di Nicholas Sparks, uscito nel 1999 per Sterling e Cooper. Questa casa editrice mi mette sempre un po' in difficoltà quando devo pronunciare il suo nome, ma dettagli. Questa è la storia d'amore tra Jamie e Landon. Landon è un ragazzo che non si è ancora creato un'identità, cerca di seguire il gregge ma non ci riesce perché non è esattamente quello che lui vuole dalla sua vita, vuole realizzarsi ma non sa come fare. Fortunatamente incontrerà Jamie, che invece è una ragazza che sa esattamente cosa vuole dal suo futuro, sa cosa vuole nella sua vita presente e la cosa più importante per lei è aiutare il prossimo. Quello che differenzia Landon da Jamie è appunto questo futuro, perché Landon ha una possibilità di vivere appieno il suo futuro, mentre Jamie no. Il film dei passi, tratto dai passi dell'amore, è molto famoso, quindi io suppongo che tutti l'abbiate visto almeno una volta, ma dato che magari non l'avete visto non vi spoilererò il finale di questo libro perché è veramente il colpo di scena e quindi non mi sembra proprio il caso. Fatto sta che è una storia d'amore che parla non solo appunto d'amore ma anche di adolescenza, ma quel saltino dall'adolescenza alla vita adulta, quel saltino che ti permette appunto di entrare nel mondo del lavoro, nel mondo in generale, come un essere con un'identità. E il personaggio cardine di questa storia non è Jamie, quanto invece Landon che è alla ricerca di questa identità e attraverso la conoscenza di Jamie, ragazza che essendo puritana, essendo molto legata alla chiesa, lui non aveva la minima intenzione di conoscere, ma per un caso fortuito essi si trovano e si trovano anche molto bene insieme, lui riscopre una parte del mondo che non aveva mai avuto il coraggio di esplorare e grazie a questa parte del mondo lui troverà il suo posto nel mondo. Landon e Jamie non hanno praticamente nulla in comune perché Landon, appunto come dicevo prima, segue un po' il gregge, cerca di essere un po' il ribellino della situazione. Jamie invece vive una vita assolutamente in regola, molto devota alla vita, molto devota alla chiesa, molto devota alla famiglia, ha perso la madre da piccola e tutto gira intorno a questo spettacolo, a questa realtà di una storia natalizia ideata dal padre di Jamie, che è il pastore appunto del paesino dove abitano, nel quale Jamie prenderà la parte di protagonista e sarà proprio questa recita ad avvicinare così tanto Landon e Jamie, perché Landon verrà trascinato da Jamie a sostituire il protagonista in sostanza. Però questa esperienza gli porterà un sacco di cose a Landon per la sua vita, per in generale quello che lui vuole dalla vita, scopre di volere dalla vita, forse questo è il termine più adatto per esprimere quello che ha dentro Landon. Avevo visto prima il film tratto da questo libro e dopodiché ho letto il libro appunto per il 5 per un autore di settembre. A differenza del film, che io mi ricordi, perché comunque il film l'ho rivisto relativamente poco tempo fa, ma non me lo ricordo così bene, la cosa che mi è piaciuta di questo romanzo è che rispetto al film viene raccontato in modalità finestra sul passato. Nell'incipit del libro ne vediamo un Landon cresciuto, già adulto, già con un futuro roseo, già con delle idee precise su cosa vuole fare, che ritorna nel suo paesino d'origine e da lì ricorda la sua favolosa e unica storia d'amore con Jamie Sullivan. Mi è piaciuta molto questa cosa perché anziché vedere un percorso del quale non si conosce la fine, noi sappiamo già in realtà come finisce la nostra storia iniziando la lettura e siamo curiosi di capire come un Landon del secondo capitolo, diciamo, quindi successivamente all'incipit, possa essere diventato un uomo dai grandi valori come il Landon dell'incipit, quindi è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto. Una cosa che è stata gestita molto bene nel libro rispetto al film è il colpo di scena, quello che non vi ho voluto spoilerare prima. Nel film comunque è facilmente percepibile che c'è qualcosa che non va in Jamie, nonostante abbia questa vita fortunata, devota e via dicendo, nonostante sia una ragazza fondamentalmente perfetta, c'è qualcosa di nascosto e lo percepisci da subito. Invece in questo libro tu leggi fino a metà libro, anzi più di metà in realtà, una storia d'amore
perfettamente romanzolosa, perfettamente romance. Poi arriva tutto di botto il colpo di scena, arriva di botto quando meno te lo aspetti. Ovviamente, avendo già visto il film, io sapevo già quale fosse il colpo di scena, ma nonostante questo è stato comunque un colpo di scena, al punto che io ero arrivata appunto a più di metà del libro che ero convinta che avessero cambiato la storia nel film. E invece arriva il fantastico colpo di scena che ti svolta veramente la lettura. È stato gestito benissimo, molto di più che in altri romanzi di Sparks, secondo me. Una cosa che non mi è piaciuta particolarmente nel film rispetto al libro è che, per quanto riguarda il personaggio di Landon, si carica troppo il classico stereotipo del ragazzo bulletto che poi diventa buono grazie all'amore, grazie a questa ragazza fantastica. È troppo stereotipato e utopico, soprattutto il personaggio di Landon nel film, perché appunto si rivede per l'ennesima volta il cattivo ragazzo che diventa buono, il classico teppista che appunto anche lui, così come Landon del libro, non sa cosa fare della sua vita, però a differenza del Landon del libro fa della sua vita la cosa peggiore che potrebbe farne, quindi un errore dietro l'altro, una teppistaggine dietro l'altra e così via. Invece il Landon del libro è non l'opposto, però semplicemente ha un punto di partenza differente, non parte dall'essere un teppista, un bulletto, un pecorone insomma, di coloro che vengono ritenuti più fighi della scuola o cose del genere, anzi io penso che Landon sì sia un po' pecorone perché fatica molto a socializzare con Jamie, non vuole farsi vedere con lei in giro perché lei è ritenuta una sfigata e cose del genere, ma in realtà il punto di partenza del Landon di questo romanzo è assolutamente neutro, lui non pende né dalla parte del male né dalla parte del bene e di conseguenza il percorso che fa Landon attraverso questo libro identifica alla perfezione le tematiche di questo romanzo, che sono la crescita personale, biologica, insomma, qualunque sfaccettatura della parola crescita, si vede un'identificazione, un trovare il proprio posto nel mondo, capire cosa vuol dire diventare grandi, vuol dire trovare la propria identità ed esserne consci e maturi abbastanza da accettarla. Questo è un grandissimo messaggio nascosto tra le pagine di questo romanzo d'amore. Un personaggio di una storia d'amore di solito non ti passa niente di più che un gran sentimento, una grande emozione, almeno per gli amanti del romance, chiaramente. Invece qua dietro vediamo un vero e proprio romanzo di formazione. In altri romanzi di formazione, faccio l'esempio Cercando Alaska piuttosto che Città di Carta, sì ci sono degli insegnamenti dietro, sì ci sono delle cose che fanno capire agli adolescenti effettivamente cosa bisogna fare per diventare grandi, come ti devi sentire per essere realizzato in quanto adulto, ma in questo romanzo non te l'aspetti perché è un romanzo rosa fondamentalmente, e invece dietro le pagine del romanzo rosa vediamo un vero e proprio insegnamento di cosa si deve fare per essere dei bravi adulti nel mondo. Romanzo consigliato sia per gli amanti del romance sia appunto per gli adolescenti che hanno queste crisi di identità. Sembra un po' un titolo di real time. A parte gli scherzi, anche agli adolescenti è molto consigliato, anche perché lo stile di Sparks, soprattutto in questo romanzo rispetto ad altri un po' più complessi, un po' più adulti, è molto molto scorrevole. Io questo romanzo l'ho letto in poco tempo, bei tempi, perché adesso le mie letture stanno andando veramente a rilento, e quindi assolutamente consigliato non tanto per la storia d'amore in sé, anche se è molto molto bella la storia di Jamie e di Landon, ma principalmente per questo messaggio, questo retromessaggio di crescita che Sparks ha voluto regalarci. Voi avete letto questo libro? Vi è piaciuto? Cosa ne pensate? Fatemi sapere qua sotto nei commenti e ovviamente consigliatemi anche dei romanzi che abbiano lo stesso valore sia di formazione che di storia d'amore. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto, sulla testa del gatto, trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto e se pensate che questo video recensione possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e ovviamente sulla campanella proprio a fianco per ricevere tutte le notifiche e non perdervi nemmeno un video. Noi ci rivediamo il 1° di novembre con il video wrap up e TBR, rispettivamente nei mesi di ottobre e di novembre. Invece ci vediamo con la prossima Books Review il 9 di novembre. Un bacione e ci vediamo alla prossima!